Ciao a tutti, eccoci di nuovo. Oggi, dopo che vi ho fatto visitare la mia piccola casa rosa, vi porto invece nel cuore della mia città di adozione, cioè Bologna. Oggi è una giornata bellissima, dopo la nebbia di ieri, praticamente il tempo ci ha regalato un bellissimo sole con un bel freddo. Però nel centro storico della città c'è un'atmosfera prenatalizia veramente calda e accogliente e molto molto frizzante. Dunque partiamo con questo piccolo racconto dal centro proprio pulsante della città. Siamo in Piazza della Mercanzia e da qua vi farò vedere le due torri. Dunque, vi avevo già parlato dei portici, quindi da sotto uno dei bellissimi portici del centro possiamo ammirare le due torri e la piazza Ravegnana. La piazza Ravegnana o Ravennate prende il nome da quella che era una porta in una delle antiche cerchiate mura bolognesi, era appunto la via che andava verso Ravenna. Nella piazza c'è la statua di San Petronio, il protettore della città, quindi una statua importante, una presenza importante. E vediamo le due torri, la torre degli Asinelli e la torre della Garisenda. La torre degli Asinelli è la più alta torre della città e queste due costruzioni sono sempre proprio il simbolo di Bologna, che è definita anche la Turrita, perché ancora nel centro storico, sebbene poco visibili, almeno da quando si cammina nella strada, c'è ancora una presenza numerosissima di torri. Queste torri, che erano torri di avvistamento con una funzione militare e che però rappresentavano la supremazia, l'importanza della famiglia che le costruiva, quindi ogni famiglia ci teneva a fare la sua torre più alta delle altre per testimoniare proprio la loro importanza. Quando verrete a fare un giro a Bologna, se avrete voglia, percorrete i 498 scalini per salire sulla torre degli Asinelli, e da lì scoprirete una vista bellissima sulla città e forse riuscirete ad individuare anche alcune altre numerose torri che sono appunto un po' nascoste nel centro. Adesso ci spostiamo invece verso un altro luogo molto molto importante per me e per la mia attività. E proseguendo il nostro percorso verso la nostra destinazione, facciamo una piccolissima sosta in Piazza Rossini, dove alle mie spalle potete vedere la sede del Conservatorio di Musica di Bologna, intitolato a Giovan Battista Martini. Mi piace molto, quando passo da via Zamboni, appunto la via di fronte a noi, osservare in questa piazza che cosa mettono, perché da qualche anno ci sono delle installazioni temporanee con delle proposte molto divertenti, in genere con del verde, e mi piace avere questo cuore di verde proprio nel centro antico della città. A fianco del conservatorio vediamo la chiesa di San Giacomo Maggiore, e siccome fa un bel freddo qua non mi sono mai accorta che in questa piazza c'è proprio della bella aria incanalata, proseguiamo la nostra passeggiata verso la nostra meta. Intrufolati in un cortile aperto che è proprio alle spalle del Conservatorio e di San Giacomo Maggiore. E questa è una cosa bellissima di Bologna: quando si cammina per la città, moltissimi palazzi antichi hanno delle corti stupende. Io delle volte, se trovo aperto e si può accedere, vado a dare un'occhiatina. E qua è molto bello, dietro alla chiesa di San Giacomo c'è anche un auditorio dedicato a Santa Cecilia, dove si fanno molti concerti, e naturalmente oggi è chiuso. Se venite a Bologna di domenica, guardate bene che cosa volete visitare, perché non sempre trovate dei luoghi aperti. Ah, e proseguiamo la nostra passeggiata, siamo quasi arrivati alla nostra meta. Eccoci arrivati alla nostra meta. Sicuramente chi conosce la città di Bologna aveva già capito dove mi stavo dirigendo. Qua siamo di fronte al Teatro Comunale di Bologna, in piazza Giuseppe Verdi. Il teatro, chiaramente per l'opera, è l'istituzione più importante della città, ma è particolarmente importante per me, sono molto legata a questo teatro, direi che questo è il mio teatro, perché io mi sono trasferita
da Milano, dove studiavo, a Bologna, perché tanti anni fa ho vinto un concorso per entrare come artista del coro a tempo indeterminato, e invece dopo 3 anni di bellissima attività mi sono licenziata per fare la solista, che era, diciamo, la mia aspirazione, però ho continuato a vivere in questa città, anche perché nel corso di tutti questi anni il teatro stesso mi ha offerto molte opportunità di lavoro come solista. Quest'anno, adesso ve lo dico, è appena uscita la programmazione, quindi posso dirlo, tornerò dopo un po' di anni a cantare nella sala del Bibbiena lo Stabat Mater di Rossini. Quindi ho una doppia gioia, perché oltre a mi fa sempre piacere tornare a lavorare in questo posto, e canterò un brano che amo tantissimo, che non ho mai cantato dal vivo e che sognavo di cantare da quando ero ragazzina, anche perché io mi sono diplomata al Conservatorio Rossini nelle Marche e ho cantato tante cose rossiniane, e quindi anche un autore a cui sono molto legata, e un pezzo veramente bellissimo. Allora, per concludere queste chiacchiere, dunque, il teatro, quando io l'ho conosciuto molti anni fa, era già stato oggetto di una ristrutturazione ed era bellissimo. Negli anni, insomma, per vari motivi è stato un po', diciamo, è invecchiato, e questi sono posti, come tutti i luoghi, che vanno molto molto gestiti e mantenuti, hanno dei costi altissimi, e insomma negli anni c'è stata forse un po' di disattenzione anche da parte della nostra politica verso i luoghi culturali. Comunque questo teatro ha, in questo momento, è in attesa di un grandissimo progetto di ristrutturazione. È stato fatto un progetto architettonico bellissimo che lo porterà a livello delle capitali europee, e quindi la ristrutturazione, io ho visto dei modelli, mi sono piaciuti moltissimo, e praticamente riguarderà non soltanto il corpo proprio antico del teatro, ma anche una parte della via Zamboni, e io credo che fra qualche anno avremo uno spazio veramente molto molto bello dove anche trascorrere del tempo, oltre che gioire della musica. E detto questo, io vi saluto e vi aspetto nei prossimi video. Spero che abbiate un po' gioito di questa mini passeggiata per Bologna, e chiaramente ci sono tanti tanti posti da illustrare, chissà che io non faccio altri video in questa città, quindi vi aspetto presto, e se vi siete divertiti mettete un like. Ciao!